5 anni fa, quando ho iniziato l'università, io ero diversa. Tutti i miei amici erano diversi, il mondo era diverso. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Ha detto di sì, vieni a vivere con me! Ormai è l'alba, è il primo sole dell'anno, magari ci porta fortuna. Ma quando mai? Se la fortuna cede, scappa. E pure gli portiamo sfiga. Noi volevamo solo lavorare. Poi mi spieghi che ti sei laureata a fare in psicologia? Infatti mi sono laureata in psicologia per fare i tarocchi. Ho cominciato a fare la commessa in un negozio di giocattoli nel periodo natalizio. Mi hanno cacciato a calci in culo e tanti saluti dopo la Befana. Quando il mercato ha scoperto che consumava più un gay che una famiglia intera, hanno smesso di chiamarli froci. Questo è Francesco. E tu che fai? Che lavoro fai? Guarda che non sei il solo. Stiamo tutti nelle stesse condizioni. Sono riuscita ad infilarmi dopo una selezione da giungla in uno stage. 10-12 ore al giorno. Per una paga da fame. Ma porca puttana, non ce lo potevi pensare prima. Da che noi se ne partiamo, se andiamo all'estero. Così se imparavamo un'altra lingua. Ho speso una valigia di soldi per fare studio all'inglese e te clienti dici porca puttana. Tra un po' finirà. Ho già 27 anni. Non mi cercheranno più. Il corpo ha una scadenza, come il latte. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? È reazionario, fascista. Pensi che dovrei tornare dal mio psichiatra? Non lo so, magari vai da un altro. Da un altro? È proprio questa la storia. Dopo la laurea ho creduto per un po' in una borsa di ricerca. Bravo, bravo. E alla fine mi sono rassegnato a credere che una borsa di ricerca fosse solo una leggenda metropolitana. È una questione karmica.